Prima che inizi questo video volevo dirvi che se questo video arriva a 1000 mi piace farò un altro video K-poposo. E inoltre volevo ricordarvi che finalmente si può prenotare il mio nuovo singolo Beyond This World. Se vi va e volete ascoltare un po' di mia musica, andatevi a fare un salto. Adesso iniziamo col video in cui vi dico perché il K-pop è odiato da qualche strozzo. E non sono più arrossato, quindi state tranquilli. Ciao ragazzi e benvenuti su un nuovo video. Allora, sono dal giardino che c'è al 37° piano di casa mia. Ho detto, mannaggia, non sapevo neanche che ce l'avevo sta cosa. L'altro giorno ho scoperto la sauna, oggi ho scoperto che c'ho il roof garden. E questo è un video risposta quasi al video che ho fatto l'altro giorno, perché ho fatto quel video sui BTS, perché secondo me sono una band molto fica. E poi lì ho trovato molti commenti, ovviamente 99% positivi, però ci sono stati alcuni di questi commenti positivi che mi hanno fatto un po' pensare. In tanti avete scritto: per fortuna che c'è finalmente un italiano maschio che apprezza i BTS, o comunque che non un italiano che ne parla male, eccetera eccetera. E l'ho detto, ma scusa, ma perché dovrebbe esserci qualcuno che parla male dei BTS o più in generale del K-pop? Allora, il primo motivo è perché cantano in coreano e la gente dice, beh, non potete capire niente perché ascoltate il coreano o comunque la musica coreana, tanta gente questa cosa dà fastidio. Vabbè, io da italiano che canto praticamente, canto anche qualcosetta in inglese, ma faccio quasi tutto canzoni in giapponese, io penso che la musica sia qualcosa che deve unire i popoli, a prescindere appunto dalla lingua, perché comunque l'orecchio e quello che comunque può piacere attraverso l'orecchio alla gente non importa della lingua, quindi secondo me non è così importante. Poi comunque, se andate a cercare, a parte qualche cosa ogni tanto in inglese che può fare un po' ridere, tipo o I like to touch myself, su quelle frasi un po' così, però ce ne sono anche di fantastiche giovanotte. E no, comunque, scherzi a parte, era per dire che comunque non credo che il motivo della lingua deve essere un problema. E anche sul fatto dei testi devo dire che sì, ci sono le canzoni, quelle poppettare un po' così per attirare, perché comunque sono piacevoli da ascoltare, ti fanno ballare, ci sta che hanno dei testi un po' non magari chissà che profondi, però c'hanno un sacco di balla, molti cantanti K-pop e gruppi K-pop molto profonde. Quindi hai detto da me, da comunque che anch'io sono un compositore, anch'io faccio testi di canzoni, non mi sembra che il K-pop si scosti da la musica americana. Anche la musica americana ci sono delle volte che si beccano di quelle canzoni tipo non posso tenere le mani per me stessa, cioè ma detto una caso, pure ragazzotto, 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 oh, ragazzotto, 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 no, cioè, capito? Non è che, e non è che sto criticando e dicendo che sia sbagliato, però, capito? Sono quelle cantatine che comunque ti entrano in testa e ci sta. Poi un altro dei motivi per cui alcuna gente danno fastidio, e secondo me questa è forse una ragione anche forse più importante della precedente, è il fatto che a detta di alcuni questi gruppi coreani hanno comunque dei cantanti che sembrano un po' o delle femmine, oppure che hanno dei tratti molto femminili, e questa cosa non so perché ad alcuni dà molto fastidio. E non riesco a capire perché, sì, in Italia abbiamo magari una visione di bellezza diversa, anche se devo dire che comunque anche la bellezza comunque asiatica sta un po' prendendo posto anche, ma non solo quella asiatica, comunque anche già anni fa, quando c'erano, per dire, i Tokyo Hotel, ti parlo del 2005, non lo so che anni erano, però ho capito, già c'era una bellezza più androgena che stava arrivando, quindi non è che, cioè, non vedo perché dovrebbe essere un problema. Forse però magari all'italiano medio, che è magari più grosso, è più muscoloso e si è fatto una fatica ad andare, ma anche i coreani sono muscolosi. Vabbè, forse è proprio una questione di volto, che dicono magari loro hanno la mascella e vogliono avere la mascella più pronunciata e vogliono fare yeah, sono un maschione, e poi tutta sta barba eccetera, poi vengono questi gruppi coreani senza barba con queste facce super pulite, carini, e rimorchiano di più loro che questi qua, e allora magari gli dà fastidio e l'invidia li porta poi a criticare e parlarne male, perché se no non ne vedo il problema alla fine. Poi è bello che comunque a persone diverse piacciono cose diverse, non vedo il problema. Un'altra cosa che la gente dice è anche che sono tutti uguali, cosa che comunque secondo me non è assolutamente vera,
E devo dire che secondo me chi dice che sono tutte uguali, dicono anche che le canzoni sono tutte uguali, ma anche loro che sono tutte uguali, lo dicono soprattutto perché secondo me non lo conoscono. Perché se tu non conosci una cosa, non la sai neanche riconoscere. Per esempio, prima di andare a vivere in Giappone, anch'io magari vedevo magari giapponesi molto più simili tra loro. Mentre vivendo in Giappone tantissimi anni, adesso mi sembra di vedere gli europei magari più simili tra loro. Mi sembra di riconoscere degli certi stereotipi di fisionomie europee, mentre non mi succede magari più con quelle asiatiche, che è una cosa abbastanza divertente. E vi faccio anche un altro esempio: se magari siete in un gruppo, no? Provate magari con degli amici a fare questa cosa. Prendete un cesto di mele, io sono un contadino quindi ve lo so dire, prendete un cesto di mele, vi mettete tutti in cerchio, ognuno si prende una mela e la guarda per un 30 secondi e cerca di memorizzarla, la mette nel cesto e poi dovete ritirarla fuori da questo cesto e dovete ritrovare la vostra mela. Guarda, detto così sembra una cosa impossibile, ma vi assicuro che se lo fate riuscirete poi a ritrovare la vostra mela. Questo vi fa capire che se voi andate veramente a conoscere una cosa e riuscite a riconoscerla, poi non vi sembreranno tutti uguali questi gruppi. A me non sembrano tutti uguali, quindi non so perché questa gente abbia queste cose da dire. Lo trovo anche un po' fastidioso e anche un po' poco rispettoso nella gente che comunque segue questi gruppi e li ama. Cioè, se non ti piace una cosa non è che necessariamente devi dare la tua opinione. Poi mi fa ridere anche quando quando dicono che tutte le canzoni sono tutte uguali. Allora, da compositore vi dico che non è assolutamente così. E se ci sono dei caratteri simili nelle canzoni è perché comunque il pop è un genere. Se per esempio prendete l'opera e non la conoscete, vi possono sembrare tutte le canzoni dell'opera sono uguali, ma non è così. Stessa cosa al K-pop, stessa cosa a qualunque genere. Cioè, finché non lo conosci non puoi dire che è tutto uguale, perché se non sai distinguerlo. Poi è normale che ci sono dei caratteri simili perché è un genere, ma ciò non significa che tutte le canzoni siano uguali solo perché tu non sai distinguere una da un'altra. Quello è un tuo problema, non è il problema del genere, secondo me. Io dico, tutte queste cose che sto dicendo sono secondo me. Poi non lo so se voi siete d'accordo con me o meno, per favore scrivetemelo nei commenti. Che è un altro degli argomenti per cui qualche haters parla male della Corea, o comunque di questi gruppi coreani, che dicono ma sono tutti rifatti. Ma a parte che secondo me se uno si rifà non ci trovo niente di male. Uno potrà ben rifarsi quello che si vuole, ma comunque che siano rifatti o meno, cosa che fare? Tu mica vai a comprare, tu vai a comprare il CD e compri la loro musica, non è che compri loro, non è che, cioè, non riesco a capire. Cioè, se tu odi il genere K-pop, perché devi dire che li odi perché sono rifatti? Cioè, sono due cose che non riesco a capire. Lo so che sembra un discorso molto sconfusionato, però vi assicuro che questi commenti li ho trovati molto sconfusionati e anche non molto carini. Non so se anche voi magari che seguite il K-pop l'avete trovati, però io ho fatto due video su queste band e li ho trovati. Devo dire che molti li ho oscurati perché li ho trovati poco carini. Se mi scrivete su tutto questo video K-pop di merda, BTS di merda, il vostro commento sarà cancellato. Cioè, se offendete me non me ne frega niente, però comunque se offendete con genere che ha tanta gente che comunque li ammira, cioè, mi sa brutto, perché poi si creano delle guerre sotto questo canale che sinceramente non voglio. Se non vi piace la loro musica, va bene, lo dite però in modo educato e mi date però delle spiegazioni più realistiche di queste. Oppure dico, non mi piace, però devi conoscerla. Questa, oddio, è la mia opinione. Non so se anche voi vi è capitato situazioni simili, e scrivetemelo per favore nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video, dopodomani. Ah, volevo anche dirvi che ho un canale anche tutto in giapponese, in cui carico il mercoledì alle 10 di mattina. Se vi va, passate anche da quel canale, ve lo lascio qui. Andatevi ad iscrivere anche a quello, che domani esce un video. E poi dopodomani ci vediamo con un altro video su questo canale. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao! Get it.